Play. E ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami DD dell'Italian Sharks, vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di Ark Pokémon Evolved. Vi ricordo che Ark Pokémon Evolved non è un gioco a sé stante, ma è una mod che ho applicato ad Ark Survival Evolved normale. Mod sviluppata da dei geni, perché la stanno facendo delle cose straordinarie, ragazzi, veramente straordinarie. Quindi li ringrazio tanto e ringrazio tutti voi che state partecipando tantissimo a questa serie, ma soprattutto perché state riuscendo ad entrare letteralmente nella serie. Non solo, in questo episodio vi dico che le cose vanno un attimino più tranquille, ma mai troppo tranquille. Cioè, tranquillo su Ark è una parola che proprio non esiste, cioè non si può coniare, non si può usare. Comunque, in questo episodio devo dire che catturiamo diversi Pokémon, o meglio, non è che li catturiamo, ma aggiungeremo parecchi Pokémon alla nostra squadra. E voi tanti di voi avranno la possibilità di entrare nella serie dal prossimo video. Vi chiedo solo scusa se la settimana prossima non riuscirò a far uscire niente, perché stando in fiera sarà veramente, per lavoro, sarà veramente difficile per me. Ma farò di tutto, al massimo farò uscire un solo video su tre, non lo so ragazzi. Vi chiedo scusa in anticipo se non dovessi farcela. Io mi impegnerò al massimo per far uscire tutto quello che è possibile. Intanto tuffiamoci nelle avventure di Ercola ed entriamo in questo episodio. Ed eccoci, siamo qui su Ark, sull'isola dei Pokémon, con la nostra Ercola. E Ercola si è messa tutta in tiro perché stavate arrivando voi, ragazzi, che dovete guardarla un attimo. Infatti vedete un po' com'è carina. Per piacere, Ercola, saluti la spettatanza che ci sta guardando. Ercola, mi sembra un po' handicappata quando fai così. Ma va bene, andiamo avanti, ragazzi, non perdiamoci in minchiate. Allora, in questo episodio io comincerei subito con l'assegnare il nome al Bulbasaur. No, Ercola, non si faccia vedere così dalle telecamere, giusto perché vuole essere sempre lei a primeggiare. Allora, Bulbasaur, gli diamo il nome, non Access Inventory, dannazione, gli diamo il nome di Marco Viselli. Uno, perché mi aveva chiesto di salutarlo, e due, perché è stato molto fortunato, è stato il primo a scrivere bulbo oculare, quello che cavolo era l'hashtag, nello scorso video. Potete anche notare che Samu23 ci ha abbandonato, rip in pace, mi dispiace per te. Livy non sono riuscito a ricatturarlo. Però ragazzi, però, mentre vi racconto sta cosa, crafto della roba che ci servirà. Craftiamone tipo una decina, 15. Allora, lì in fondo, se vedete anche voi, io vedo una specie di evoluzione di Eevee. Che cazzo è quella roba un po' coccolina che cammina un pochino così titubante? Eh sì signori, sì signori, è un Leafeon. Oh my god, ma quanto sei bello. Senti Samu, facciamo un patto, io ti catturo Leafeon e tu non dici niente. Che dici? Ti faccio diventare un Leafeon. Dai, ti ho fatto pure evolvere, che cosa vuoi di più? Allora, per sicurezza io farei qualche freccia in più, perché non si sa mai, perché sti Pokémon sono un po' bastardi quando si mettono a fare, capito, un po' così, no? Io quindi ora mi metto a catturare Leafeon, che mi sarà... Oh, c'è anche il Bellsprout selvatico che mi sarà utile per tanta Primate. Ma non solo ragazzi, in questo episodio voglio... ho già craftato un Pidgeot e un altro Pokémon, ma vi spiego dopo. Ora andiamo a catturare Leafeon. Allora, io l'unica cosa che chiedo pubblicamente ad Ark e a tutti i suoi sviluppatori, vi prego, mi fate fare un episodio come vorrei io. Non tanto, cioè prima ho combattuto con un Nidoking vicino casa, ora vorrei catturare un Leafeon, perché è puccioso, perché è carino, non voglio niente di più, per piacere. Allora io ti sparo delle frecce in faccia, tu ti addormenti e ti addomestichi in 2 nanosecondi. Facile, non è difficile, sono pochi step, è semplice, no? Ok, le frecce in faccia te le stai pigliando. Ora addormentati come un bravo cagnolino. Vieni qua, maledetto cagnolino. Dorme. Oh, grazie Ark. Ma grazie. Ma io ti amo. Allora senti, intanto io ti inizio a dare la carne, che non si sa mai. Ora ti vado a prendere la Primate e siamo tutti belli contenti e soddisfatti. Vieni qua bello Bellsprout. Vieni qua bello Bellsprout.
Allora, Bellsprout mi ha dato una sola Primate, ma non fa niente. Io, guardate, sono tipo occidentali scarma, accetto queste piccole diatribe dell'arc moderno, e quando diventano troppe che mi fanno girare i maroni. Allora, intanto tu ti becchi questa health capsule, eh? Bravissimo, food a zero, magnate tutto quello che puoi e addomesticati, grazie. Oh lele, oh la la, il Samu è qui, il Samu è là, oh le... Basta minchiate, Samu 23, ti promuovo e ti battezzo la tua evoluzione, sei diventato un Lifeon. Ma quanto sei bello, madonna santa, ma tu sei un amore, ma... Non tu Samu, cioè... Ma quanto è carino, no, ma quanto sei tenero, oh mio Dio. Dio quanto è bello. No ragazzi, è momento pucciosità. Hashtag momento pucciosità. Ragazzi, non scrivete nessun hashtag, perché questo è Lifeon e Samu. Cioè, gli avevo promesso che doveva diventare un Eevee, è diventato la sua evoluzione. Vabbè, succede. Allora Lifeon non ha cose particolari che gli possiamo far fare, tipo cavalcarlo, sta roba qui. Quindi per il momento Lifeon, allora tu non ne attacchi nessun target, ti metti in passivo, mi segui e non scassi a minchia, ci siamo capiti? Anzi, mettiti pure in following stretto stretto stretto, perché ti voglio appiccicato al mio culo. Giustamente sono arrivati anche Marco e Pietro a salutare il nuovo arrivato. Vabbè, fatevi la conoscenza, datevi la manina. Bolby, tu stai calmino, perché tutti di quei fuori quei tentacoli lì che sapessi che dove... Che... Fatemi stare zitto, fatemi. Andiamo ragazzi, su, dai, che dobbiamo andare a conquistare i big Pokémon in giro per il mondo e fare l'allenatore Ash, dai, su. E lì c'è l'aquilone di Ercula, ancora invariato, non cambia assolutamente. Oh, c'è una merda. Ragazzi, tenete pulito qui, che io mancherò per un attimo, eh. Ok, veniamo a noi. Allora, io ho craftato, letteralmente craftato, due Pokémon. Il primo ve l'avevo già promesso, l'avremmo visto, l'altro l'avete secondo me già sbirciato. Allora, uno è Pidgeot. Mi sono bevuto un Pidgeot? Oh mio Dio! Ciao, ciao Pidgeot. Ma quanto sei carino. Sì, mi sembri un po' incazzoso, ma neanche più di tanto. Vediamo. Oh sì. No. Mi ha buggato il Pidgeot. Ma porca di quella porca. E no. E io dovevo andare in giro sul Pidgeot, me l'hanno buggato. Non mi posso Aspettate un attimo. No, forse ho capito. C'ho l'inventario super pieno. Ok, prova Mamid, Ercula e il Pidgeot numero 2. Vai Pidgeot. Oh sì, ora mi vola. È un po' lentino, devo essere sincero. Spero che mi level up un attimo. Ma quanto è figo. No, ma quanto sei bello. Ma è veramente, cioè ragazzi, l'hanno fatto troppo bello. Ma guardate come si muove. Boh, lasciate perdere che è lento come la merda. Però è veramente figo. Wow. Ok, ottimo lavoro sviluppatori della mod. Senta, mi atterra per favore. No. Ok, con lo spazio mi atterra, benissimo. Però mi dà più l'idea, anziché di essere un Argentavis, di essere uno pterodattilo. Ma va bene, a te ti potenzieremo sicuramente in speed. E poi cercheremo di migliorarti anche il weight. E in ogni caso, scrivete nei commenti... Sì, hashtag uccello volante, hashtag uccello volante, e vi aggiudicherete il Pidgeot in questione, perché non ho ancora assegnato a nessuno e non so a chi lo assegnerò. Ora, secondo Pokémon, allora, perché ho craftato un Pidgeot? Uno, perché andare a trovarlo in giro, non che è difficilissimo catturarlo senza avere altro, insomma, quindi ho detto, vabbè, me lo catturo, almeno possiamo andare avanti la serie, io dovrei andare a fare un po' di metallo, magari andiamo su quell'isola, andiamo sulle montagne, andiamo a farci un po' di metallo e progrediamo. Oltre questo, io avrei bisogno anche di alcuni Pokémon che mi aiutano a farmare le bacche. Perché ragazzi, cioè, ho craftato tutti quei narcotici farmandoli a manina ed è stata una cosa un po' lunghetta. Allora mi sono andato un attimo ad informare e i Pokémon che sono stati aggiunti, tra i Pokémon che sono stati aggiunti, tipo, c'è i Ghastly, gli Scyther e il Rhyhorn, che ho sbloccato tutti, ma non sono riuscito a craftarli perché ci voglio 200 earning point, là, i crediti.
E quindi ho deciso di craftarmi un Gasly. Oh, ma quanto è bello. A proposito, allora, innanzitutto... Ma c'hai l'effetto che ti vedo metà e metà? Cioè, non ti vedo un cazzo. Ti vedo come se fossi miope. Io lo sono miope. Oh mio Dio, lo vedo come se fosse mio. Ok. Allora, tra l'altro, Gasly, il signorino, si evolve in Gengar, che mi hanno detto essere uno dei Pokémon più forti inseriti anche qui proprio su Ark, oltre che essere uno dei Pokémon più forti proprio su gioco dei Pokémon. Quindi, interessante. In questo caso, per aggiudicarvi Gasly, Sì, per aggiudicarvi Gasly scrivete, il primo che scrive nei commenti #fantasmino cieco si aggiudica a Gasly ed entra nella serie. Tra l'altro ho deciso come gestire più prenotazioni una dopo l'altra, cioè anche le prenotazioni delle stesse persone. Allora vince di solito chi si prenota per primo e quindi diventa il Pokémon letteralmente, anche perché noi li possiamo cavalcare, quindi ora diventiamo letteralmente i Pokémon. Se dovesse ricandidarsi qualcuno per un Pokémon e già è nella serie, diciamo che se dovesse morire quel Pokémon che è già stato assegnato ad esempio a Samu, ma lasciate perdere Samu che è un caso particolare, nel caso che ne so morisse Pietro, quindi morisse il Charmander, Pietro comunque si ricandida, quindi ti consiglio di continuare a scrivere gli hashtag, Pietro si ricandida e gli verrà assegnato un altro Pokémon, così io mi gestisco anche le morti improvvise senza troppi casini. Allora proviamo subito il nostro Gasly. Oh, ma sei bellissimo. Ma come cazzo farma sto coso? Ma è velocissimo. Ma non farmi niente? Non farmi una ceppa. Una beneamata ceppa, non farmi niente. Però è bellissimo. Oh, cioè, sembra una pallina di merda che gira in tondo. Però quanto sei bello. Oh mio Dio, mi sa che andrò in giro sul mio Gasly. E tu, Pidgeot, non farmi una beneamata ceppa. No, ma quanto sei lento tu, Pidgeot, però, controlliamo se farma un po'. Allora, il Pidgeot non farma un cazzo, però tra i due, allora, questo mi sembra proprio l'Argentavis, perché ragazzi, sì è vero, porta un po' meno peso rispetto al Gasly, però tenete conto che è un livello 12, quindi, cioè, c'ha 156 di peso a livello 12, questo c'ha a livello 16, 201 di peso, quindi diciamo che più porta più peso il Pidgeot. Non solo il Pidgeot, c'ha anche più vita, però il Gasly è tipo il pterodattilo della situazione. Ok, è un pochino più leggerino, più facile da buttare giù, ma è una velocità pazzesca e comunque un po' di peso se lo porta, per cui io mantengo ovviamente tutti e due. Purtroppo il mio obiettivo, che era quello di avere un Pokémon che mi aiutasse a farmare, non c'è, non è stato raggiunto, per cui io andrei a fare il mio primo giro di esplorazione e vediamo un po' se riesco a recuperare un po' di metallo. Ok, lo ammetto, mi viene un attimo il mal di mare a fissare sto pallino nero al centro dello schermo mentre volo. Ok, inoltre la stamina di questo Gasly, giustamente c'era da aspettarselo, come tutti gli pterodattili scende alla velocità della luce, quindi è un po' rischioso e io sto andando, sono un po' pirla, cioè, lo ammetto, sto andando verso l'isola dei Carnosauri. Tra l'altro vedete, oh, c'è un Gyarados. Salve signor Gyarados, sì, ma io mi devo andare un attimo a riposare. E ci sono dei begli scorpioncini. Però onestamente, che cosa sei tu? Ah, un Carnosauro. Ok, oh, ci sono anche le pantere. Ok, sono venuto con i Pokémon nella zona dei dinosauri. Non è molto molto fu... Oh, ma perché qua ci sono anche le aquile? Perché questa zona sembra non essere stata toccata dai dinosauri, dai Pokémon, volevo dire? C'ho i dubbi. Ah, ma questo sembra tipo il porto dei Gyarados, cioè state tutti qua a fare un po' i cazzi vostri, giusto? Salve signor Gyarados, ma lei si bugga di nuovo se io provo a catturarla? È che c'ho la paura? Ma la paura, oh mio Dio, eccolo. Te l'ho detto che c'avevo la paura. Io c'ho paura di scendere qua, perché se mi arriva un carn... Eccolo, mi ha visto? Venga signor car... Li facciamo combattere! Sì! Sì, sì, combattete. Combatta con il signor Gyarados. Sì, vai. Dai, non combattete.
Perché? Lui è un pesce, tu sei un cazzo di dinosauro aggressivo. Ma sei un maledetto, solo a me vuoi maledetto. Mi scusi, signor Carno, che cosa vuole fare lì sotto? Guardi che le tiro una puzza da fantasma che la faccio stordire, eh? Ecco, se ne vada via dalle balle, per favore, grazie, vada via. L'ha sentita la puzza, eh? Sto vedendo robe strane. Ah, ok, Gyarados che attaccano uccelli, uccelli che scappano da Gyarados, montagne e montagne di Gyarados. Oh, ma quello cos'è, Moltres? Non mi dite che quello è Moltres? È Moltres? O è semplicemente un uccello rosso? No, è un uccello rosso sangue. Ah, ok. Cioè, stai male proprio? Oh, dannazione, mi... C'è una cosa... Un coso giallo! C'è un coso giallo arcoso! Vado a prenderlo subito. E che cazzo, il Carnosauro Alfa? Ma state scherzando? Ma io volevo solo un cazzo di coso giallo, ma porca di quella porca, ma guardate qui quanta cazzo di... Ma voi siete pazzi nel cervello? Ma vi rendete conto che cazzo mi state facendo trovare? Ma io non ci posso credere. Ma no, andatevene a quel paese, ma col cazzo che vado a prendere il coso giallo, non so manco come si chiamano quei cristalli. Ah, i cristalli. Mi sta venendo di nuovo l'idea malsana, perché io poi le cose stupide le faccio. E sì, mi sta venendo l'idea malsana di attirare il Gyarados e vedere che cosa succede. Sì, non arriverò mai. Signor Gyarados, si può avvicinare? Per favore, le tiro qualche pietrolina sulla testa, giusto dietro alla nuca. Guardi, non le voglio fare tanto male. Bah, forse è meglio non far ripirla, meglio andarsene via di qua. Sarebbe molto più opportuno. Aspetta, ma lì che cos'è? C'è una cesta? C'è una cassa? O è semplicemente una pietra? No, sei una pietra strana. Ah, ok. Va bene, No, non sei una pietra strana. Sei... Cosa sei? Sì, una pietra strana, ma si può rompere. Non le ho mai trovate su Ark. Ho trovato tipo delle rovine. Ok, io non mi fido molto del posto, quindi andiamoci alla velocità della luce e andiamo a scovare nuove zone che potrebbero essere interessanti da esplorare. Allora, di là ci stanno le montagne, ma anche no. Di qua ci sta l'isola del cazzo. Io andrei verso quest'isola, che è un'altra isola abbastanza pericolosa. Ricordatevi, siamo a nord della mappa, quindi è un po' tutto pericoloso. E lì c'è un altro cristallo, chissà se ci permettono di prenderlo. Oh mio Dio, il paradiso dei Lugia! Ho trovato due Lugia! Non ci posso credere! Non mi attacchi, vero? Io sono con un semplice Gastly. Non mi attaccare, mi stia lontano, Lugia. Però potrebbe essere utile... No, come cazzo lo catturo quello? Il paradiso dei Lugia ho trovato... Guardane un altro! Ma quanti sono? 4, 5, 80 milioni! No, non ci posso... Ma veramente, ma state facendo... 3, 7 Lugia e uno è passato lì 8! Ma che cazzo dite? Ma... No! Ok, come non detto, neanche questo cristallo prenderò perché ci sono decisamente 800 milioni di pantere. Sembra che Ark ce l'abbia com'è. Diciamo che mi ha permesso di avere ben 3 Pokémon in un solo episodio, quindi ovviamente ora deve crearmi un po' di problemi perché se no non sarebbe Ark. Ma va bene anche così. Io posso cantare. No, ma anche no. Oh, metallo? Oh sì! Questa era una cosa che volevamo trovare. Devo solo cercare... Che cazzo sei? Ma tu non l'avevo visto! Non li avevo visto gli... Ok, ah, senti freddo, ma non rompere il cazzo, va. E allora, qui ci sta del metallo, cerco di prenderlo senza morire. C'è pure un T-Rex! Ok, stiamo molto attenti. Ok, mission complete! Sono veramente soddisfatto di questo episodio perché sono riuscito a prendermi il metallo! Sono riuscito a prendere circa una ventina di pezzi di metallo. Ora sto andando via da questa zona freddolosissima. Sto tornando a casuccia mia che vedo lì in lontananza. Così, volando tra i Lugia selvatici. E devo dire che è stata interessante come piccola escursione. Non voglio fare minchiate di fine episodio perché è andato tutto bene. Non vorrei rovinare tutto il lavoro che è stato fatto. Tra l'altro mi sta... Signor Gastly, ma lei caca un po' troppo solido per essere un fantasmino, eh?
Però potrei fermarmi su questa isoletta col Gyarados vicino e... Ma perché io sono attratto dal fare le minchiate? Perché? Perché? Perché non ti basta, Mamit, quello che hai? C'è una pantera lì. Oh, cazzo! Ci ha visto! Via! Via! No, cazzate! Non le faccio! Non faccio cazzate! Non faccio minchiate! Me ne vado! Guardate la pantera! Le pantere decisamente no! Detto questo, ragazzi... se vi è piaciuto il video, io vado in chiusura, intanto volo sul mio fantasmino. Vi ricordo di scrivere gli hashtag nei commenti per poter entrare nella serie e impersonare il vostro Pokémon preferito o semplicemente entrare nella serie. Lasciate un like, commentate, condividete l'episodio perché sostenete il canale, sostenete la serie. E soprattutto mi fa piacere che non mi fa schifo, insomma, che cosa siete voi col... Cosa c'è di colorato lì sotto? C'è un Gyarados morto? No, lo devo vedere. Devo subito andare a vedere. Mamma mia, la mia curiosità. Spero che non venga un nido king. Che cosa c'è là in fondo? Ah, solo un coso verde. Signore. Lei ah, ma siete delle alghe. Ma andate a cagare di brutto. Va bene, quello è un Charizard. Oh mio Dio, quest'isola si sta popolando veramente tanto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Ci vediamo nel prossimo episodio, venerdì prossimo, anche se forse venerdì prossimo, ragazzi, non riesco a fare uscire niente. Non lo so, non lo so. Vediamo quello che riesco perché sarò in fiera, quindi sarà un po' difficile. Ma grazie per la visione. Lasciate un like, commentate, condividete. Un saluto sharksiano a tutti. Ciao!